Ciao, qui Alice Berti, come sempre. Sono qui con un video super speciale in realtà perché questa settimana è il compleanno della mia amica Fiore. Per chi non lo sapesse, 2 settimane fa ormai, due settimane fa, qualche settimana fa ormai, si sono sposati i miei amici Fiore e Michele. Per il matrimonio gli ho regalato un dipinto che ho fatto io a mano. Mi sono divertita un sacco a farlo anche perché poi ho registrato appunto tutto il processo perché volevo condividerlo con voi. Visto che questa settimana Fiore compie gli anni, ho deciso di appunto fare questo video in modo che fosse un po' tipo un regalo di compleanno per lei e magari potesse essere interessante anche per voi da vedere come appunto realizzo di solito appunto i miei dipinti e in generale li lavoro in tradizionale. Questa volta ho lavorato su un cartoncino, di solito lavoro prevalentemente su tela perché utilizzando gli acrilici lo trovo un po' più semplice, diciamo, poi vi spiegherò meglio perché, però essendo che il matrimonio era a Roma e io abito in Veneto, dovevo farmi il viaggio con il dipinto e in più era abbastanza difficile anche da spedire un dipinto. Per quello ho deciso di lavorarlo su carta e poi perché insomma comunque se non piaceva agli sposi potevano comunque buttarlo da qualche parte, mentre una tela diventava un po' più ingombrante da liberarsene. Perciò in questo video vi mostrerò il processo che ho utilizzato per fare il dipinto, le idee che ho avuto su come farlo e tutte le curiosità che insomma possono magari interessarvi. Perciò buona visione! Ho cominciato realizzando uno sketch in digitale perché non avevo un foglio di brutta copia delle stesse dimensioni del cartoncino su cui avrei fatto poi il dipinto. Quindi ho poi stampato il disegno su dei fogli A4 che ho incollato assieme per renderlo della stessa dimensione del cartoncino per il dipinto. La verità è che non ho la più pallida idea di come ora ricalcare lo sketch sul foglio definitivo perché non ho una finestra abbastanza grande. Non ho una finestra di dimensioni 50x70 e anche la mia tavola luminosa è troppo piccola, quindi vedremo cosa ne uscirà. Ho paura. Alla fine ho risolto il problema attaccando sul retro del foglio definitivo la bozza, usando il nastro adesivo di carta per non rovinare la superficie, e ho utilizzato la tavola luminosa con una matita rossa. La scelta della matita rossa non è casuale, è perché quando poi coloro con gli acrilici, nel caso la matita sbavasse, creerebbe comunque un bell'effetto colorato e non rimarrebbe la grafite in vista. Ci sono altri modi per ovviare a questo problema, ovviamente, ma a me piace molto questo effetto, perciò lavoro spesso così. La matita rossa poi in questo caso specifico mi servirà anche per un altro motivo che vi mostrerò più avanti. Una volta passato lo sketch dal foglio di bozza al definitivo, questo è il primo risultato. È ora di scegliere i colori da usare. Per questo dipinto volevo dei colori che si adattassero all'estetica di Fiore e ai suoi gusti. Se poi vorrà prenderlo, volevo che fosse anche nei toni della sua casa, e visto che sappiamo tutti essere la Pumpkin Queen e regina dell'autunno per eccellenza, ho ovviamente cercato di usare dei toni caldi. Sì, Fiore, purtroppo ho dovuto usare anche il blu, anche se so che lo detesti, perché la verità è che nessuna tinta è davvero una e basta, e per ottenere tonalità diverse, anche di uno stesso colore, c'è bisogno di molti colori, anche diversi o complementari. La mia idea era quella di realizzare un dipinto in stile classico, tra virgolette, con un abbigliamento e delle pose un po' alla Orgoglio e Pregiudizio, ma rimanendo comunque fedele al mio stile. Infatti io uso spesso tinte piatte e proprio per questo gli acrilici sono tra i miei colori preferiti. Gli acrilici sono più difficili da sfumare rispetto ad esempio ai colori ad olio, rendendo le campiture piatte più brillanti come piace a me. In più lavorando su un foglio come questo, tipo cartoncino, il colore viene assorbito più velocemente e sfumare è ancora più difficile. Sulla tela, ad esempio, questo problema non si pone allo stesso modo, per questo ammetto che realizzare questo dipinto è stata un po' una sfida. Non è stato proprio facilissimo.
La matita rossa, come vi dicevo prima, è tornata utile quando ho dovuto colorare il vestito di fiore. Essendo che volevo farlo di bianco, ho semplicemente acquerellato la matita in modo da realizzare le ombre della gonna e del corpetto. Questo perché l'idea di fare il bordo nero per mostrare le pieghe, come poi farò sul resto dei dettagli, mi sembrava eccessivamente pesante e volevo mantenere uno stile più elegante e dolce, almeno sul vestito. In questo modo ho usato le ombre per far risaltare le pieghe del vestito e così anche la posa di fiore. Questo è il risultato del primo giorno di lavoro e la prima base di colore piatto. Dovrò poi aggiungere le restanti ombre e dettagli. Allora, aggiornamento, diario di bordo del dipinto. Allora, sono in queste deprecabili condizioni perché ho appena girato un paio di video per YouTube perché non stavo facendo niente da troppo tempo. Comunque, aiuto, aggiornamenti perché... Ci sono un paio di cose da ridere. Allora, la prima è che sabato, oggi è lunedì, sabato ho finito il colore base, quindi la situazione del dipinto è questa. Mancano tutti i... non riesco a inquadrare. Mancano tutti i dettagli, quindi c'è tutto il colore base, devo mettermi... pensavo di farlo con un'iposca, quindi sempre ad acrilico, però almeno, diciamo, è un po' più semplice fare i dettagli che con il pennello. Però pensavo anche di fare un po' di ombreggiature in più, ora mi metterò. L'aggiornamento è che Fiore e Michele sono in vacanza, tipo a un'ora da casa mia, e quando l'ho scoperto gliel'ho detto, quando ho visto dalle storie che erano qui, perché sapevo che dovevano andare in montagna, ma non pensavo fosse tipo qua, gli ho detto che se sulla via di ritorno per Roma riescono a... passare per praticamente il mio paese, ci potevamo trovare e quindi cosa ho pensato? Finisco il dipinto prima, glielo do adesso, perché poi la verità è che quando andrò a Roma sarà un po' un disagio portarlo in giro. Infatti avevo pensato di metterlo tipo dentro un tubo e l'ho fatto sulla carta anziché sulla tela, per il semplice fatto che sia spedirlo diventava complesso, una cosa così grande, sia perché io dovrò farmi tipo mezza Roma su non so che mezzo ancora, quindi probabilmente metro, treno, autobus, tutti quanti. Taxi costa troppo, quindi dubito che mi farò tutta Roma in taxi. E quindi anche portarlo al matrimonio sarà un po' un casino, perciò se riesco a vederli e a darglielo dopo domani, quindi mercoledì, sarà un'ottima cosa. Il problema è che devo riuscire a finirlo in tempo. Comunque devo finirlo entro domenica perché lunedì parto per Roma e sto via tutta la settimana. Quindi no, il problema, dicevo, è che devo andare avanti col libro Calypso, devo rifarmi la tinta ai capelli perché questi sono tutti decolorati, volevo farli un po', cioè che tipo non si vedesse proprio così tanto la ricrescita. Devo andare al parrucchiere proprio mercoledì quando in teoria loro tornano a casa, quindi passano per casa mia. Perché ho i capelli distrutti, devo sistemarli prima del matrimonio. Giovedì è il mio compleanno, quindi esco con i miei amici, quindi tipo... Ce la posso fare. Ho anche fatto stamattina dei video per YouTube,
Pessima idea per come sprecare tempo, ma almeno ora c'ho materiale che non so quando monterò, non so assolutamente quando monterò, perché questa settimana è un delirio, quindi vediamo se oggi riesco a finire. Tra l'altro vorrei dire che non si percepisce il disagio perché questo dipinto occupa tutto lo spazio disponibile. Tutto lo spazio disponibile, dicevo, è passata una macchina mentre lo dicevo, e quindi, cioè, io non so neanche dove metterlo, capito? È che volevo fare una cosa un po', sai, tipo, sapete, quelle cose tipo vecchi dipinti, poi insomma anche la scelta degli abiti era proprio tipo stile Orgoglio e Pregiudizio, secondo me fichissima come idea. Il problema è che su tela sarebbe stato impossibile da trasportare, quindi sono andata di foglio. Questa è la situazione dopo aver registrato un video, benissimo, e questo coso occupa tutto lo spazio, quindi devo anche cercare di non rovinarlo. Perché veramente la situazione è questa. Ora mi sa che continuerò, ma lo appenderò all'armadio e troverò un modo per farlo lì perché non voglio che si rovini. Ho appeso il dipinto con dello scotch di carta sul retro in modo che non vada a coprire qui davanti lo scotch e non rischi di rovinare il dipinto finora. E vabbè, è un po' storto come potete vedere, però vabbè. E niente, ora comincerò a finire i dettagli. Utilizzerò gli Uniposca, che sono pennarelli sempre a base acrilica, quindi è come comunque usare l'acrilico, ma diciamo che essendo pennarello è un po' più facile da usare rispetto a utilizzare i pennelli. Ho cominciato quindi a fare i dettagli, come per esempio gli occhi e i bordi. Come ho già detto, non volevo realizzare un dipinto che fosse in stile realistico, ma che fosse nel mio stile personale, quindi più illustrativo che realistico. Per quello ho utilizzato l'Uniposca e inchiostro per alcuni dettagli. Le ombre principali le avevo già realizzate assieme alle tinte piatte, ma con l'Uniposca ho aggiunto qualche dettaglio in più per dare un minimo di tridimensionalità ulteriore al disegno. Questo è il risultato dell'aggiunta dei dettagli. Ho deciso di mettere anche dei punti bianchi e degli scintillini nei capelli e nel vestito di fiore, per renderlo un pochino più dettagliato. Ho anche utilizzato un acquerello glitter trasparente su alcuni punti per dargli un po' di texture in più. Probabilmente una volta concluso non si vedrà, ma vabbè, voi sapete che c'è. Questo è il dipinto quasi finito e completo di dettagli al secondo giorno di lavorazione, ma manca ancora una parte finale. Per completare il dipinto di solito passo una mano di vernice trasparente, nello specifico utilizzo questa perché l'avevo già a casa e l'ho utilizzata per altri dipinti, ma in futuro penso che passerò a una liquida perché è più facilmente gestibile e meno inquinante della bomboletta. La vernice finale serve a dare al dipinto una bella luminosità, ma soprattutto a proteggerlo da danni esterni, come la luce che può usurare il colore se esposto lungo al sole o altri agenti atmosferici. Essendo poi questo in particolare realizzato con tecniche diverse, ad esempio le matite, che con l'acqua rischiano di rovinarsi, la vernice finale previene anche danni accidentali e mani che toccano il dipinto. Una volta passata anche la mano di vernice, il dipinto è super luminoso e scintillante. A me piace da impazzire il risultato finale e trovo che con l'aggiunta della vernice i colori siano molto più risaltati e brillanti. Questo è il risultato finale, io mi sono divertita un sacco a farlo perché è stata una bellissima sfida, non dipingevo con gli acrilici sulla carta da quando ero alle superiori, perciò è stato davvero divertente. Voi cosa ne pensate? Se vi è piaciuto o avete curiosità fatemelo sapere nei commenti e se volete iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e lasciate un like se volete vedere altri video di questo tipo. Io spero tanto che sia piaciuto anche ai miei amici e che potrà essere per loro un bel ricordo di questo giorno super speciale di cui sono davvero molto felice di aver potuto essere parte. Vi voglio davvero un sacco bene e tanti auguri, cara Fiore. Noi invece ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!